Benvenuti sul mio canale. Oggi parlerò di un artista che amo molto e che ho inseguito praticamente tutto l'anno. Perché l'ho inseguito? Perché né a Forlì, né a Roma, né a Brescia sono riuscita a vedere la sua mostra. Ce l'ho fatta a Torino finalmente qualche giorno fa. Si tratta di Giovanni Boldini, il pittore della Belle Époque, il pittore del movimento, così come viene identificato. Nasce a Ferrara nel 1842, ottavo di 13 figli, in una famiglia agiata dove il padre, famoso artista di impostazione purista, lo avvia alla pittura. Si trasferisce a Firenze per frequentare l'Accademia di Belle Arti e viene a contatto con il gruppo dei Macchiaioli. Uno su tutti, Telemaco Signorini, con il quale resterà legato da una profonda amicizia per tutta la vita. Si reca prima a Parigi, poi Londra, poi di nuovo Parigi, dove conosce Berthe, la sua musa ispiratrice, alla quale rimarrà legato sentimentalmente per una decina d'anni. Sempre in quel periodo conosce anche Goupil, che è un famosissimo, notissimo gallerista che trattava già molti artisti famosi all'epoca. E da lì sarà un po' la sua ascesa. Saranno proprio questi gli anni di maggior successo e produttività di Boldini. Infatti intensificherà tantissimo la sua produzione di ritratti a pastello, di scorci urbani, di vedute di strade, di ritratti di donne bellissime e sensuali, talvolta anche seminude. In mostra troviamo 115 opere, alcune delle quali raramente esposte, come La tenda rossa, Signora che legge, Signora Bruna in abito da sera, provenienti da collezioni private e musei in giro per il mondo. La mostra si sta svolgendo presso Venaria in una cornice straordinaria e affascinante come quella della Reggia. Inoltre, il bello di questa mostra è dato da tutto il materiale a corredo usato per meglio contestualizzare il periodo storico in cui Boldini ha prodotto i suoi meravigliosi capolavori. Troviamo infatti arredi, suppellettili, strumenti musicali, oggetti art déco, foto di cantanti e attrici, personaggi famosi dell'epoca, filmati muti, tutti afferenti a quel periodo. Nonché alcune opere di artisti contemporanei quali Telemaco Signorini, Giuseppe De Nittis, Vittorio Corcos, Federico Zandomenichi. Per concludere, perché Boldini ha avuto così tanto successo? Perché con le sue sciabolate di colore, come dicono i critici, ha saputo valorizzare le donne che ritraeva. Prima di farle posare, cercava nel loro guardaroba, insieme a loro naturalmente, qualcosa, qualche abito, qualche accessorio che potesse ancora di più farle apparire belle e sensuali come non erano di solito. I ritratti che faceva di queste donne erano così perfetti, così migliorativi, potremmo dire quasi un antesignano del Photoshop, che il risultato finale era veramente di una sensualità estrema e di una piacevolezza nel vedere, nell'ammirare il ritratto, che le signore ritratte non riuscivano a capacitarsi da quanto erano più belle nei ritratti di Boldini. Un esempio su tutti, quello del ritratto di Donna Franca Florio. Nel 1900 si reca infatti a Palermo presso la famiglia Florio per ritrarre la baronessa Franca. Il ritratto finito viene ritenuto dal marito troppo osé e gli vengono espressamente richieste modifiche al ritratto, cosa che farà negli anni successivi più e più volte. Questo era Boldini, colui che sapeva far emergere quanto di sensuale e di meraviglioso c'era nelle donne che ritraeva. La mostra terminerà il 28 gennaio 2018. Spero di essere riuscita a farvi apprezzare Boldini e le sue opere. Un arrivederci al prossimo video.